plastica vi lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo è il jingle, saltiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. E buonasera, benvenuti, buonasera, alla prima puntata del 2016 di Indifferenti. Ci sono sempre io, Francesca, con me c'è sempre Nino, ormai speaker ufficiale di questo programma perché l'ho assunto a tempo indeterminato. Sì, poi spiegheremo sempre questa storia perché sì, comunque... Però Marco non c'è. Ai ai ai, Marco. Ah no, pensavo che mi stavi per cazzare bene al torto, sono abituato ai cazzi, cioè, l'essere cazzato. Marco non è venuto e vabbè, se ci stai ascoltando... Lo devo giustificare, invece è malato. È malato, mica come ti auguriamo pronta guarigione, però sei a rischio licenziamento. Vabbè, non è vero, Marco, non sarà assente. Dopo cioè, le tre assenze... la giustifica scritta dai genitori... perché poi Francesca tipo ti cazzea e ti mette la nota, così funziona, giusto? Sì. Sì, adesso sì. E ti blocchi così. Presenta tu il nostro ospite di stasera. Allora, non è difficile presentare l'ospite stasera perché fortunatamente sono preparato e so anche il nome. E non mi viene difficile, di solito io sono quello che non sa mai un cazzo. Viene qua e dice chi c'è stasera? Così funziona con me. Allora, questa è la direttamente from Naples. Non mi facciamo anche la presentazione internazionale. Ladies and gentlemen, fatto un po' male. Abbiamo qui con noi Matt J. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Siamo qua, qui con me c'è anche Libero Baldoni. Buonasera, ciao ragazzi. Mio caro percussionista, mi accompagna in tutti i viaggi. Poi vabbè, abbiamo anche Emiliano, ragazzo driver, il nostro mitico driver. Con una pazienza infinita. Che ci accompagna in tutte le avventure in tutta Italia, in campagna. Scommetto che è stato difficile arrivare a Baiano. Cioè, l'hanno trovato traffico. Abbiamo trovato traffico, ma ce l'abbiamo fatta, siamo qua stasera. E dopo, varie vicissitudini siamo in onda, un po' in ritardo, però ci siamo. Vabbè, il ritardo è una caratteristica. Cioè, noi infatti dobbiamo chiamare ritardo, non dobbiamo chiamare indifferente. Parte di noi meridionali. Sì, sto con calma. Prima di cominciare l'intervista, vorrei che tu spiegassi ai nostri ospiti il significato, la funzione di questa campanella. Okay. Allora, come stavo dicendo prima, per la serietà del nostro programma, allora, c'è un motivo perché c'è questa campanella. Ogni anno, cioè, l'anno dobbiamo iniziare pure in modo perfetto. E nelle prossime puntate introdurrò una nuova campanella. Solo quando ci sono le donne, però, purtroppo. Perché ed è rossa ed è serve per altro. Comunque, stavamo dicendo che mi sei regalata tutta questa campanella. Questa campanella perché c'è? Perché Francesca, voi non l'avete capito, ma è l'ansia. Francesca è sinonimo d'ansia. Se tu, io ho scritto la Treccani, perché sul dizionario devo mettere la fotografia di Francesca ad ansia. Francesca, l'anno scorso faceva una rubrica semplice, erano 5 domande veloci, sai, perché ti chiami così, l'album, anche simpatiche. Al tempo ha preso un po' troppo la mano e durava tipo solo un'ora la rubrica sua. Okay. I gruppi ogni volta uscivano, abbiamo l'ansia, non ce la facciamo più. Quindi, stop, questo sarà il nostro stop. Questo è il lo useremo come per indicare il livello d'ansia, il livello di calore anche all'interno del box, perché più volte lo suonate è una vittoria personale nei suoi confronti, perché io dico che l'ansia, lui dice non è vero. Quindi, pratica, ora lo traduco in un linguaggio comprensibile. Sì, vai, ce la possiamo fare. Quando voi avete un minimo sentore di ansia, potete suonare questa campanella e io mi zittisco immediatamente. E invece se avete caldo... Per il caldo, guardate le orecchie di Nino, che vanno dal rosa al bordeaux, e noi la capiamo quando fare pausa. Su viola ci abbiamo preoccupato un po', viola Milka ci abbiamo preoccupato. Cominciamo seriamente. Più serie di voi il siparietto. No, ma quella è seria sta cosa, non è che fosse finta, ma quella è vera, cioè... Abbiamo davvero una campanella... Veramente c'è la campanella e c'è la webcam a testimoniarlo. Allora... Come è nata la tua passione per la musica e da quando hai cominciato questo tuo progetto? Allora, io ho iniziato a suonare, a cantare, più che altro cantare, perché nella vita ho iniziato a cantare all'età di 8 anni, perché tipo sentivo le canzoni che ascoltavano i miei a casa e impazzivo, tipo uscivo dalla doccia e tipo ballavo, sai? Musica anni 70, rock anni 70. Già da quando ero piccolino amavo la musica rock, cioè rock psichedelico, sai, tutte queste affluenze qua. Tramite
i miei, perché loro ascoltavano un sacco di musica. E poi col tempo, andando avanti, sempre ascoltando tanto, ho iniziato a appassionarmi di vari strumenti. Inizialmente i miei genitori mi hanno dato in mano un violino. Ho detto: vai, suona questo violino, adesso tu devi iniziare questo strumento, l'abbiamo trovato, ci hanno regalato, vai, questo è il tuo primo strumento. Io scappavo, mi chiudevo nel bagno, non volevo suonare il violino, dicevo: no, basta, questo è uno strumento, non fa per me. Dopo 2 anni, improvvisamente a Natale arriva la chitarra. Wow, cioè, enorme, cioè, bello, ma non è il violino, posso sperarci sopra senza problemi. E così è iniziato. La prima cosa che ho fatto, invece di prendere, sai, e fare cover, sai, pensare: ma adesso voglio fare un pezzo di questo artista, oppure no, vai, scriviamo una canzone. Cioè, è iniziato con gli amici, tipo scrivendo canzoni, cioè scrivere canzoni, proprio da sentivo questa cosa, magari con la chitarra tutta scordata, però lo facevo. E quindi niente, poi col tempo, scrivendo, amando la musica, ascoltando sempre più cose, ho imparato un po' a suonare la chitarra e poi sviluppato anche la voce col tempo, sai. E così pian piano si arriva Al tuo progetto. al mio progetto che inizialmente non è mai nato da solista, mai, perché Un gruppo. sempre io amavo stare con gli altri, io c'ho una cosa mia del cuore, voglio stare con tutti, sai, sempre Condividere. molto condividere con le persone tante cose, infatti sempre fatto gruppi che però sono sempre andati un po', diciamo, male, perché sai, non si crea sempre quel fatto: no, ma tu vuoi apparire di più, oppure tu vuoi andare più, nel senso, c'è sempre chi vuole essere al centro dell'attenzione. Così è andata. Poi col tempo, da vari gruppi che facevamo cover di gruppi famosi, crescendo nel tempo, ho conosciuto vari artisti, vari, diciamo, musicisti. Ho provato a mettere le mie canzoni, le mie prime canzoni che erano in inglese, quindi io non scrivevo in italiano, napoletano, non ancora, non conoscevo niente nella musica italiana soprattutto. Poi col tempo ho iniziato a appassionarmi, sai, anche alla musica italiana. Dopo vari gruppi che facevo canzoni mie in inglese, ho conosciuto Libero. È scelto da Questo getta. ragazzo che inizialmente era un ragazzo timido, un po', nel senso, un po' per cazzi suoi, scusatemi il termine, cioè, nel senso, non diceva mai niente, era molto, cioè, io dicevo sempre: no, sai, io stasera sono qua, faccio un sacco di cose, suono dalla mattina alla sera, e lui invece: no, io vado a fare volantinaggio, Proprio tipo un hobby. cioè, era tipo, era proprio un ragazzo umile, timido, cioè, Ancora oggi lo sono. ancora oggi, Non è infatti, non ancora cambiato. oggi. Sono sempre lo stesso. E così, no, e che fai? No, io sono il Caon. Ah, il Caon, ma che cos'è il Caon? Dicevo: ma che è un po' Caon, cioè, non lo La sapevo. cassa la chiamavano ultimamente. Io pensavo, lui diceva: no, io sono La scatola. Sono a cassette, fammi vedere sta cassette. Comunque, improvvisamente iniziamo a suonare in acustico, così, Caon, chitarra e voce. E iniziano a uscire bei pezzi, belle cose. Io già c'avevo, stavo entrando in una ottica dove potevo scrivere anche in italiano, che in realtà mi piaceva, cioè la musica italiana mi piaceva in certo senso, però non la conoscevo bene, cioè nel senso, ho iniziato tramite i PFM, pensa, cioè ho ascoltato le prime canzoni dei PFM e solo quello ascoltavo di italiano, perché il resto non mi andava, cioè non mi piaceva. Poi col tempo ho imparato ad ascoltare anche l'italiano, ho imparato ad ascoltare brani anche in napoletano tramite i 24 Grana, che sono stati il primo gruppo, cioè magari uno dice: c'è stato anche Pino Daniele, sicuramente, anzi, Ricordiamolo, visto che grande è da poco Pino, passato perché l'anniversario. c'è stato Pino Daniele all'inizio, anzi io mi ascoltavo quando ero, diciamo, 15-16 anni.
anni, ascoltavo tanto Pino Daniele, veramente. Poi mi sono avvicinato più ai 24 Grana e da lì ho iniziato a scrivere anche napoletano. E quindi così è andata. È nato il progetto Free Mez, Matti Liberi. Cioè Matteo è libero. È libero. Molto semplice. Che poi, bello e buono, dopo questo progetto, che succede? Noi suonavamo per strada, facevamo serate come Matti Liberi, non esisteva ancora Matt J. Cioè, suonavamo in acustico. Improvvisamente Libero deve partire, cioè purtroppo, cioè, quest'anno non ci sono più, vai. Bello e buono, ma ci ho trovato un attimo da solo, ho detto, ma che cosa fa? A poi tutti quanti mi dicevano, ma tu sei un cantautore, devi fare le tue canzoni, dai, puoi uscire diciamo tra i cantautori, perché vabbè, poi io ho conosciuto pure i ragazzi del Be Quiet, non so se conoscete, sì. Che magari mi hanno fatto entrare in quell'ottica un po' più cantautorale. E così ho sviluppato il mio progetto da solista. Più che altro l'ho sviluppato anche grazie a molti ascolti di artisti che suonavano proprio chitarra e voce. Infatti io, per un periodo che ho conosciuto un amico, un caro amico che saluto, Carmine Martucci, che in quel periodo che non c'era lui diciamo suonava la chitarra e suonava spesso con me, mi ha fatto conoscere un sacco di artisti solisti, cioè tipo, che ne so, da Elliot Smith a Nick Drake o a Syd Barrett, che è il Pink Floyd, cioè. E quindi niente, poi col tempo ho iniziato a dire, vai, devo fare un disco da solo, chitarra e voce, facciamolo uscire. E così è uscito Paradossale. E poi è tornato Libero. Poi è tornato Libero, sì, è tornato. Improvvisamente. È tornato Libero. Visto che penso che i nostri radioascoltatori siano curiosi di sentirli dal vivo, come la nostra Stefania che è lì fuori, e faccio anche un po' di pubblicità, perché Stefania è la presidentessa dell'associazione Global Trunk, e vanno in onda con il programma di Elefantino ogni lunedì dalle 20, mi confermi? Dalle 20? 20 e 30, imparerò l'orario. Ma voi dalle 20 già collegatevi. Già vi collegate. Non aspettate le 8:30, no, che tipo all'ultimo vi perdete magari il primo minuto. Beh, 20 e 25, già collegatevi, sennò vi dimenticate. Preparate. Che canzone ci suonate? Adesso la prima canzone che vi suoniamo è Rinde Persona, che è una canzone simpatica che facciamo ascoltare. Il secondo che mi preparo con... Poi Matt ci spiegherà anche il perché dei suoi titoli così complicati, però ne parleremo dopo. Ci sto. Nino, quando sei pronto? Vera che l'hai perso. Volevo stare in da cuiete, ma nessuno mi ha aiutato. Vuoi brindanato, perdona sulla sciata. Sarà che ride persona, cerca rumore. Ride persona, cerca rumore. Ride persona, cerca rumore. Cacciata tutto che la catenivo e morra dire stessi cosa te sembra che sta perché uomo ne ha così fritta con te, nessuno te l'ha fatta mai sapere. Rinde persona cerca rumore, rinde persona cerca rumore, rinde persona cerca rumore. Rinde persona cerca rumora, non trova pace, rinda sta luce, non trova pace,
la luce, ride persona cerca rumore, ride persona cerca rumore, ride persona cerca rumore, ride persona cerca rumore, non trova pace, rinda sta luce, non trova pace, rinda sta luce, rinda persona cerca rumore, rinda persona cerca rumore. Grazie. Bravi, grazie, bravi. Grazie. Nino, commenti a caldo, come al solito. Allora, commento a caldo. Sì. Allora, cosa significa innanzitutto cercare rumore nelle persone? A questa canzone, e allora adesso spiegherò per la prima volta, signori e signori, il significato di questa canzone. Allora, questa canzone è nata da una persona che dentro non aveva nulla, cioè, secondo me. Nel senso, ciao. Salutiamo Stefania, salutiamo, che va via. Salutiamo, salutiamo. No, in poche parole, io questa canzone l'ho scritta in realtà per una ragazza che dentro, all'inizio, cioè, cercavo io qualcosa dentro di lei, perché in realtà sentivo che, cioè, tutti quanti sentivano il vuoto dentro questa persona. Sì. Cose molto, molto toccanti, stiamo parlando di cose. Però in realtà, e quindi diciamo questa cosa, questa persona, quindi cercavo qualcosa di bello, di forte, di, cercavo di svegliare questa persona, per questo sentivo il rumore, cioè, nel senso, cercavo di creare empatia con questa persona, e quindi da lì mi sono nate, cioè, mi è nato questo testo pensando a questa persona. E ci sei riuscito a creare empatia con questa, sì, persona? Sì, ci sono riuscito, sono riuscito a svegliarla, perché lei viveva in un mondo un po' tutto suo, un po' cioè, vuoto, un mondo freddo, difficile. E sono riuscito a darle quell'energia giusta che serve nella vita per affrontare, come ci vuole, questo mondo. Che rumore forse ne ha troppo, però. Ora ho una domanda a cui dovrà rispondere anche Libero. Vi conoscete da parecchio, vi frequentate da tempo, suonate insieme. Un pregio e difetto l'uno dell'altro. Che domanda. Vai tu. Sapete che se volete c'è qualcuno dell'altro. No, ma lui è il primo, perché non finì che parla sempre. Un difetto di Matteo? Quanti difetti? Noi. Diciamo che forse è un po' ritardatario ogni tanto. Stavi dicendo Nima? Siamo un po' ritardatari, diciamo, entrambi. Difetto comune. Difetto comune che ci associa, perché siamo così. Vediamo se vi associa anche il pregio. No, il pregio... Il pregio che, Matteo, poi quando è una persona di cuore... A voi. L'anima, poi quando incontra un amico è unico. Però sì, non tutte le persone, diciamo, lo conoscono bene, diciamo, internamente, quindi... No, vabbè, diciamo che io, devo dire io adesso, sì, no? Pregio e difetto. Allora, Libero è un ragazzo molto... Cioè, secondo me, come stavo per dire la stessa cosa, ritardatario, sicuramente, perché ogni volta che c'è una Maria mi fanno un concerto, sempre tardi, cioè, arriva 20-10 minuti, no? Però anch'io a volte, lo ammetto, cioè, nel senso, per me, tipo, ci diamo un appuntamento alle 8:30, scendo alle 8:20, siamo sempre... Cioè, però perché non ho una buona visione dell'orario io, nel senso, non mi riesco a relazionare bene col tempo, però posso dire che Libero è una persona che veramente, cioè, quando lo conosci bene, ti dà un'empatia, un'energia positiva che poche persone riescono a dare. All'apparenza sembra una persona fredda, cioè all'apparenza, cioè nel senso all'apparenza, non sembra che ha tutta questa energia, questa è anche un sacco di voglia di fare, secondo me. Ti ha riempito di complimenti. Sì, a me. Io direi a questo punto di fare una pausa per poi tornare. Ascoltiamo una traccia di Paradossale di Matt J e ascoltiamo
se mi funziona il mouse, Alienante. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it con Matt J. Yeah. In corsa verso un'altra realtà, cercando vittime per la verità. Spazi vuoti che si stringono, sguardi persi che mi annoiano. Vedi che non si distinguono. Ecco il tempo, sento che, ecco il tempo, vedo che gli Alienanti sono dentro di me. Non trovo ragione per rimanere fuori. Gli Alienanti sono dentro di me. Non trovo ragione per rimanere fuori. Mi chiudo nel mio quadrato, voglio solo essere alienato. Mi chiudo nel mio quadrato, voglio solo essere alienato. E Alienante sono dentro di me. Non trovo ragione per rimanere fuori. E Alienante sono dentro di me. Non trovo ragione per rimanere fuori. Mi chiudo nel mio quadrato, voglio solo essere alienato. Mi chiudo nel mio quadrato, voglio solo essere alienato. Gli Alienanti sono dentro di me. Non trovo ragione per rimanere fuori. Gli Alienanti sono dentro di me. Non trovo ragione per rimanere fuori. Sono dentro di me. 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 Tucciacchi. Si affonda su di me, parole amare cenere, con gli occhi mi butti via. Sai se non sono parte della tua fantasia, ma sai che non puoi lasciar perdere, che non puoi lasciar perdere. Ma sai che non puoi lasciar perdere, che non puoi lasciar perdere. Fingo di stare bene, parlo sulla tua voce, per scappare lontano, per scappare lontano. Ma sai che non puoi, ma sai non puoi. Thank you.
fare su di me. Ma sai che non puoi lasciar perdere, che non puoi lasciar perdere. Ma sai, ma sai che non puoi lasciar perdere, che non puoi lasciar perdere. Siamo di nuovo qui in diretta di Indifferenti su www.radiobaiano.it. Sì, ci siamo, Abbiamo ascoltato Alienante, subito dopo Alienante Fingo, e visto che abbiamo perso momentaneamente l'ospite principale di questa puntata, mandiamo un'altra canzone, sempre perché in realtà lui ha preso la lettera che Radio Baiano non c'è il bagno. Esatto, quindi lo sta costruendo e vi facciamo ascoltare il terzo pezzo consecutivo da Paradossale. Terzo pesto. Pesto, ho una mente fotografica, speriamo di ritornare fra poco. Tornerà. Se noi mettiamo la canzone forse, non lo sappiamo ancora. Visuale migliore, un'esposizione con più colore, luci imperfette osservando le scale della felicità, na na na. E fotografo dall'alto, eppure sono in basso, oh, e collego un'immagine alla mia mente, e trasmetto la musica delle immagini, no, no, no. E fotografo. E ho una mente fotografica, na na na, na 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 na. Cerco le facce delle persone oneste, ma ne trovo solo di già viste. Cerco se tutto questo, ma non ne trovo, no. E fotografo dall'alto, eppure sono in basso, oh, e collego un'immagine alla mia mente, e trasmetto la musica delle immagini, oh. No. E fotografo. Fotografo. È una mente fotografica. Fotografo. È una mente fotografica. Fotografo. È una mente fotografica. È una mente fotografica. Si
Siamo tornati. Ci siamo. Finalmente Matt J è tornato fra di noi. Sì. Non domandiamo il perché di questa assenza. Perché nei problemi... Sì. Pausa birra, diciamo. Diciamo pausa birra. Intanto... Caffè birra. Nino, riprendi tu con una tua domanda super intelligente, come sai farle soltanto tu. Ce la posso... Faccio un po' di ansia. No, allora, semplice. Come nascono i tuoi testi? Ok, come nascono i miei testi? Allora, io inizialmente la canzone parte da... può nascere sia dalla musica inizialmente, cioè nel senso faccio prima la musica e poi dopo il testo, oppure prendo direttamente un testo che ho scritto un giorno, che mi sono svegliato, ho pensato a delle cose, inizio a scrivere e subito dopo viene la musica. Dipende, cioè dipende dalle canzoni, cioè in questo caso in paradossale quasi tutte le mie canzoni sono venute proprio molto spontaneamente. Ci sono stati, ho scritto prima i testi e poi la musica. E i testi, diciamo, di queste canzoni li ho scritti inizialmente, cioè sono stati scritti negli tanti anni, cioè nel senso dall'adolescenza ad oggi, cioè nel senso che comunque ci sono tipo profondità. Ad esempio, prendo un testo, una canzone, è stato scritto prima il testo e poi dopo la musica. La musica è nata da un corso di musica di protesta che facevamo al liceo, che facevo io, ero il professore addirittura in questo corso, e inventai improvvisamente questo riff, cioè questo skunk reggae. Che poi hai messo in profondità. Sì, e quindi diciamo che i testi nascono da una voglia, se comunque dall'immaginazione, comunque mia, cioè stava molto... Come è avvenuto il passaggio dai testi in inglese ai testi in italiano e in napoletano? Perché hai deciso di fare questo passaggio? Perché riuscivo a esprimermi meglio, perché comunque l'italiano è la mia lingua, quindi continuo a cantare in inglese, però canto più musica, diciamo, reggae ultimamente in inglese, scrivo testi per pezzi reggae. Mm. Però in realtà ho fatto anche molte canzoni oltre paradossale nuove che poi un giorno usciranno, e tutte in italiano e in napoletano. Continuerò su questa strada perché mi piace proprio scrivere in questa lingua, proprio perché mi diviene più semplice, più spontaneo, proprio perché penso che la musica, cioè, debba essere spontanea, cioè la canzone deve essere, quando viene scritta, deve essere qualcosa che viene dalla testa e dal cuore, sempre. Che si uniscono e creano. Sei uno di quei cantautori che scrive di getto oppure che corregge e ricorregge? Di getto, no. Ti ho detto, spontaneità a livello massimo, cioè puro, cioè non c'è proprio... Il fatto di correggere c'è proprio raramente, devo dire la verità, lo ammetto, cioè proprio... Quindi buona la prima è il tuo motto? Sì, sì, abbastanza, nel senso non è che voglio fare... Cioè, magari musicalmente mi correggo molto, perché sono un po' più perfezionista, anche se non si direbbe, perché quando salgo sul palco... Magari cerco, non è che ci metto poi così tanto tempo a fare un soundcheck, proprio perché sono in acustico, quindi è molto più semplice. Però fondamentalmente a livello di testi, sì. Quanto conta invece la sperimentazione fra generi per te? No, la sperimentazione per me è fondamentale, anzi, cioè, se mi chiedi il mio genere musicale, cosa che anche... Diciamo, non è una bella domanda da fare, perché infatti meno male che non l'hai fatto, perché cioè, veramente non c'è un genere vero e proprio, perché c'è un mix tra rock, folk, reggae, quindi c'è tanta sperimentazione. E ancora, cioè nel senso, sto ancora sperimentando, cercando sempre nuovi suoni, nuove... Qual è il genere che non è ancora sperimentato, che però ti piacerebbe provare? Un genere che non ho ancora sperimentato,
Fammi pensare, no, vabbè, più o meno, cioè, vedo un po' tutto, devo dire la verità. Forse la musica, cioè il cantato classico, magari non mi piace, nel senso, cioè, il cantato, cioè, ho sempre un modo di cantare abbastanza moderno, cioè, non è il classico italiano, sai, che c'ha quella lirica un po' molto lunga. Quindi quello non lo farai mai. No, no, il classico italiano, tipo, che ne so, dico, non nome, no, Dodo fammi Cutugno, pensare. Albano. Vabbè, Que non potrò a mai quei cantare in livelli. quel senso, cioè, nel senso, o forse, cioè, mi piace anche, che ne so, Albano, faccio Nada, leggibile. Nada mi piace, dico, Nada, quella che è andata anche a Sì. Sanremo, lei ad esempio mi piace, però le prime canzoni, cioè, non potrei mai cantarle come le canta lei. Vabbè, Cioè, non Nada ho una poi. metrica italiana, anzi, una metrica anche molto più inglese. Anche perché Nada comunque ha, Però mi piace. specialmente in età matura, ha comunque sperimentato Adesso tanto, sì, ha va, infatti collaborato con adesso gli mi piace un Insane sacco. Gianni Morandi. Faceva quasi musica grunge. Poi ha collaborato con gli Zen Circus, Coalpino, Sì, quindi si è no. molto Devi rimodernata stare attento rispetto in questo a Ma periodo. che freddo fa. In questo Però, periodo devi stare attento a appunto. Pino comunque, sappilo. Eh? Non so se sai, non nominiamo a Pino Ah, che infatti. si incazza. Si incalza. Ah, Però può essere. noi a Pino non siamo come quelli di The Voice. Noi ti conosciamo, sappiamo quello che hai fatto e se ci stai ascoltando ti invitiamo a venire qui. Se non c'è niente da fare, Perché noi conosciamo la tua carriera. che ce l'hai con The Voice, per me puoi venire, cioè, puoi anche dire, siete dei coglioni, vieni, cioè, vieni da dire qua, però, Non se vuoi. facciamo come hanno fatto quelli di The Voice che lo contattiamo dicendo, sai, ho visto dei tuoi, Perché ma ti piacerebbe so venire che a tu Radio hai Fire? un gruppo emergente, non è che vorresti venire, hai fatto solo No, vabbè. 20 anni di musica, però se per caso vuoi passare da Io me. direi di passare ad un altro pezzo live. Ok, quindi adesso ci bisogniamo profondità. Quella dal titolo più semplice. Yes. Esattamente, quella che ho scritto prima il testo e poi dopo la musica. Cioè, i tuoi problemi nel fare di chiudere le canzoni. Sono i miei problemi nel mettervi a fuoco tra 2-3 secondi. Un Noi aspettiamo un tuo via, Nino. attimo solo. Ok, io ci sono. L'immagine che vedo, profonda è la tua riflessione, profonde sono alcune persone, profondo è il tuo umore, profondo da immaginare, alcune cose, alcune cose. Si proietta su di me, che continua osservando qualunque cosa. Qualunque cosa. Oh.
Wow. Capire tutto attraverso la profondità sarebbe più semplice, più semplice per me. C'è troppa possibilità che non sia per il sogno, se solo non avessi tutto attraverso la profondità. Oscura nei tuoi occhi, profonda, che leggerà, si proietta su di me, che continua, 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 osservando qualunque, qualunque, qualunque cosa. Fai anche tu l'applauso con me, così ho si due sente mani. Così si sente meglio. Vai, vai. Anche da fuori il vostro driver vi fa l'applauso. Thank you, Emiliano. C'è anche Emiliano, ragazzi. Il paziente driver. Se non c'è lui. Me la domanda oggi spontanea. Sì. Dopo che lui ha cercato di trovare del rumore, cioè nella ragazza che prima era vuota. Sì. Ma okay. Così dopo non pago i soldi della benzina. Io me volevo sapere, dopo la ragazza di prima, cioè, sì. Questa profondità, sì. Lui l'ha trovata in un'altra ragazza? No, no, questa qua non è scritta per le ragazze, giuro. Non c'è nessuna ragazza dietro? No, 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 questa canzone è scritta per il mondo, per il mondo, perché per me il mondo è profondo, anche lì. Parliamo delle tue attuali influenze musicali. Ok. Quali sono? Adesso, diciamo, attualmente sono molto il folk, la musica folk, diciamo, ho detto degli artisti che suonano, diciamo, appunto acustici. Mi piace un sacco la musica folk, da Elliott Smith, che dicevo prima, a vari artisti, al reggae, diciamo che mi piace un sacco anche adesso, sto approfondendo un sacco di musica reggae, roots. Diciamo anni 70, dai i vari molti artisti, i vari cantanti. Amo anche la musica elettronica, non è che apprezzo anche molti cantautori anche del momento, non è che tipo ultimamente ho suonato assieme a Colla Pesce, ho fatto un'apertura a Colla Pesce e l'ho approfondito anche live, mi piace un sacco, mi piace come scrive, bello. E poi vabbè, diciamo ultimamente vuoi sapere questo periodo, in quest'anno? In questo periodo e anche ultimamente a stretto giro. Vuoi sapere tutto in pratica. Sì. Okay, allora adesso, cioè, più che mai, cioè, sto ascoltando musica che non c'entra proprio nulla con quello che faccio, cioè, tipo la drum and bass, la jungle. Psytrance. Vabbè, no, cioè di tutto ascolto. Poi vabbè, in realtà ascolto, mi sto riascoltando molto i primi Pink Floyd. Cioè tipo sto riascoltando proprio Syd Barrett, ma proprio sto andando nei minimi dettagli. Cioè sai quelli qui quando vai ad ascoltare quelle canzoni, quel disco, e lo riascolti tante di quelle volte per capire sempre di più tante cose, che c'è sempre da imparare. Infatti adesso tipo riflettendo a un'intervista che ho fatto io a un artista, tipo non so se conoscete i Jennifer Gentle, Jennifer Gentile. Scusate, parlato col cantante e mi diceva pure lui che comunque sono bravi, Jennifer Gentile, se li andate ad ascoltare, sono un gruppo italiano stranamente che riprendono molta musica psichedelica, rock, bello. E niente, loro dicevano che pure loro dalla mattina alla sera si ascoltavano i grandi classici della musica rock, però
da ascoltarli bene, approfondendoli, capivano molte più cose. Sì, vabbè, io sono un amante pure del grunge, cioè tipo dai Melvins, i Mad Puppets, Nirvana, vabbè. Classico. Non lo avremmo detto dalla camicia quadri. Anche il maglione sotto addirittura. Cioè, io sapevo che in realtà se venisse da Napoli o da zone tipo sopra Avellino, sai, boscaiolo. Però se tu mi dici che... Boscaiolo. Però se mi dici che è musica grande... Se invece dovessi consigliare, a parte il tuo progetto, che quello lo consigliamo noi ai radioascoltatori, però se dovessi consigliare un altro progetto di musica inedita in Campania, quale sarebbe? Sono molto... Cioè, in questo momento non te lo so dire, però ti posso dire... Cioè, c'ho vari amici che fanno musica... Un progetto che devo... C'è uno che a te piace particolarmente. Ci devo riflettere, perché io sono molto... molto allora, mentre critico. Mentre ci rifletti, noi facciamo ascoltare un altro pezzo da Paradossale. Ascoltiamo la storia del pilota e torniamo qui, curiosi di sapere la risposta di Maggei alla mia domanda. Che devo dire? Ieri sera non finiva mai l'atmosfera e intanto lui si domandava dove fosse andato il pilota. Si era fucilato, tosto gettato giù in un prato e veniva da un paese dove non si mangiava il venerdì sera. Era stanco, forse del branco, e forse un giorno o l'altro l'avrebbe fatto. Ma mi disse, ritornerà. Per far piacere a lei, ma non tornò mai. Non c'era più, non avevano gettato giù. Intanto il jet senza alcun perché non si fermava. Na, na, na. E mi disse, ritornerà. Per far piacere a lei, ma non tornò mai. Siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it insieme a Maggei e a Libero che lo accompagna.
Allora, ti avevo fatto una domanda, sì, che ripetiamo per chi magari si fosse connesso soltanto adesso, e cioè fra... La capitale della Birmania. No, non era questa. No. Non è questa. Non siamo a Pechino Express. Burkina Faso. Nemmeno. Avevo chiesto, basta con questi siparietti, il tuo momento è finito. Yemen. Ti do un pugno. Allora, ti avevo chiesto quali dei, visto che in questo, cioè nei, in quest'anno e negli anni passati, comunque la Campania è un territorio molto fertile per quanto riguarda la musica, ci sono tantissimi, sì, gruppi molto validi, ti avevo chiesto quali fra questi gruppi emergenti come te ti piacesse. No, allora, tra i giovani sicuramente Andrea Tartaglia, cioè... c'è un sacco di energia positiva quando canta, suona, soprattutto live, mi piace, cioè ci sta. Pure perché comunque è un amico e abbiamo fatto anche varie collaborazioni, quindi... Poi vabbè, tra invece più, diciamo, progetti che sono nati da poco e però sono abbastanza famosi, insomma, Francesco Di Bella, ci sta, sì, sempre. Ma è nato da poco, beh. È nato da poco il progetto nuovo, chitarra e voce. Marcello Coleman, sì, vai anche, vai, lo metto. Di Bella e Coleman, che io saluto Francesco, non dimenticherò mai quella volta che mi facessi girare tutta procida a piedi per un bicchiere di vino. Ah, però vabbè, lasciamo allora, stare se, allora, il mio sogno è avere Francesco e Francesca in radio, che parlano per due ore di questo bicchiere di vino. Okay. Quindi se mi stai sentendo, devi venire qua solo per quel bicchiere, ti porto io il vino, cioè ti offro... due botti, quanti ne vuoi di botti di vino? Solo per parlare con Francesco, fra Francesco contro Francesco. Sì, è il mio sogno. Buon complotto. È il mio sogno, qui ci metti il campagno qua in mezzo e poi parlate voi due, la puntata sarà così. E registro là, e registro col video l'intera puntata. Ottimo. Faccio. Ora, invece di dire sempre cretinate come al tuo solito, una domanda seria, bella. Ah, altra domanda seria, ci sto pensando. Allora, visto che comunque già ne abbiamo parlato prima, il loro cioè il tuo ambiente preferito nel quale la tua musica si può esprimere al meglio, qual è? Allora, il mio ambiente è a nel Napoli. No, boh, magari. Italia. No, anche come luogo. Come luogo? Allora, io penso che la strada sia uno dei migliori palchi del mondo. Nel senso che io sono molto della filosofia di questo un giovane cantautore australiano, tipo John Butler, lo conoscete? Sì, sì. Tipo lui è nato per strada, lui suonava per strada, faceva cappello in mezzo alla strada, è diventato adesso un nome grandissimo, John Butler, che è famosissimo in tutto il mondo, non solo in Australia. Io penso che il mio obiettivo nella vita, oltre a fare l'artista, cercare di farmi conoscere in giro, oppure dare un messaggio, dare la mia musica alle persone, deve essere suonare per tutte le strade del mondo. Cioè, è proprio un obiettivo mio della vita. Tra 20 giorni andiamo a Siviglia, quindi bello. Ci andiamo a fare... A proposito di strada e a proposito di live, di posti in cui si suona, l'episodio più strano, anche più divertente, che vi è capitato mentre suonavate? Mentre suonavamo... Allora, per strada? Per strada? Ah, per strada di tutto! Allora, ci hanno rubato il cappello, ci hanno buttato per terra, pure... Ci hanno rubato i soldi una volta. Ci hanno rubato i soldi. Sì, sì. La signora, gente che tipo ti dà, fa tipo, è capitato 20 euro, si piglia il resto dal cappello. No, anche cose belle, però anche cose belle, sì. Di persone che ci hanno dato 20 euro una volta. Ah, boh, ma i soldi non ci interessano, diciamolo, già da mo', a Mazzi, sì, è libero, non piacciono i soldi, anche se servono, però infatti, la ricchezza nell'animo, quindi diciamo. Bello, questo ci piace. Sta. E invece l'esperienza più bella che avete vissuto insieme suonando? Esperienza più bella? Esperienza, ce ne sono state tante, cioè nel senso alla fine state tante esperienze. Forse fin troppe, ma sono un'esperienza bella. Quasi, per noi quasi tutte sono belle. Perché allora raccontatecene una fra quelle belle. Quello quando ci pensi non arriva. Allora, l'ansia. Mentre ci pensate, ci fate un altro pezzo live, l'ultimo. Mentre ci pensate, ci pensiamo. Allora, secondo me, a me, per me personalmente, l'esperienza più bella è stata salire sul palco ultimamente a Caserta,
che lui non c'era. È Lituania. Comunque no, a cantare con Francesco Di Bella e anche Roberto della Maschera abbiamo fatto questa cosa. È stato bello, un bellissimo momento che non dimenticherò mai. E tu intanto pensa... Beh, ma noi quotidianamente alla fine abbiamo in condivisione abbiamo sempre esperienze paradossali, diciamolo, per questo... Ce ne sono talmente troppe che non ce ne sta una in cui posso dire... È sempre bello, però è sempre però... qualcosa di sì, di incredibile, perché poi suonando per strada ogni giorno è diverso. Ne capita una. Tutto può succedere. Cosa ci suonate? Noi suoniamo la canzone che si chiama Sugiure Sarap. Anche questo è stato molto difficile per me trascriverlo. Ricordiamo che Francesca da piccola ha avuto un'infanzia molto difficile. Cioè, lo voglio ricordare, perché il problema è fondamentalmente è quello per il quale Francesca non riesce a ricordare i nomi delle canzoni e tutto. La sua infanzia è molto difficile. Dino, quando sei pronto. Francesca, prendo tempo perché non riesco a mettere a fuoco. Se l'hai capito. Grande Francesca! Ok, io ci sono. Segur, na part, zaraba nu burtu. Segur, na part, zaraba nu burtu na. Segur, na part, zaraba nu burtu. Slipin de mana ia gara sta oșa. Faccia mura, ma sai, trovi chiave tu. Dall'esterno sentiamo gli applausi. Nino, come al solito, ti chiedo un commento a caldo. Fa caldo. Commento a caldo è che fa caldo. Però fuori fa freddo.
più non hai una domanda su questo pezzo, una tua curiosità? Ci sto pensando. No, al momento faccio non mi io rispondo, cioè... Come è avvenuta l'ispirazione per questo pezzo? Questa canzone è nata fuori al portone di Santa Chiara. Portone quello lì, diciamo, grande. Sì. Però stavo là con un amico, lui sempre non c'era. Stavo male, praticamente. E stavo con questo mio amico Carmine. Tipo stavo suonando per strada, vabbè, era una signora, metto 5 euro, tutti contenti, perché io faccio, molto spesso faccio questa cosa, improvviso una canzone a caso, anche quando sto per strada, cioè prima lo facevo di più, adesso un po' di meno, però tipo improvvisavo canzoni, cioè tipo cantavo un testo, improvvisavo accordi e che suonavo, vai, facciamo là per là, quello che esce esce. Lo facevo, cioè, l'ho sempre fatto, pure le jam session. In quel momento mi viene questa, stavo davanti al portone, la prima cosa che penso, si chiude una porta, sarà un portone. E da lì, poi sviluppando il testo, è nata questa canzone. Quindi bella, bella storia. Ti ha convinto? Ci sta. Io direi, visto che vedo le tue orecchie un po' bordeaux, quindi suppongo che faccia caldo, e libero ma conferma, non, perché lo vedo leggermente accaldato. Ce l'ha un po' più bordeaux libero, fatto proprio viola. Ascoltiamo un altro pezzo, sempre da Paradossale di Maggei, vi facciamo ascoltare Mago Fa. Torniamo fra pochissimo su www.radiobaiano.it, a dopo. Ma ci ho fatto male sulla papanza, che già potevo fare. Ma sono stata cazziata perché ci poteva stare, ci poteva stare. Marima che fa, Marima che fa. Sin tanto tempo se ne va, e a non resta più niente. Va vola, va vola. La solitudine che mi strazia, la volontà e mi sfuga. Chi mi può dare tutte le giorni e sempre a guardare. Ma rima che fa, ma che fa, ma rima che fa, ma che fa, ma che fa. Guarda, Marima che fa, Marima che fa. Marima che fa, ma che fa. Sin tanto tempo se ne va, e a non resta più niente. Babula, babula. La solitudine che mi strazia, la volontà e mi sfuga. Chi mi può dare tutte le giorni e sempre a guardare. Ma rima che fa, ma che fa, tu rima
fa. Sembra guardare, ma rima che fa, ma rima che fa. Tu rima che fa, ma che fa. Siamo tornati per la parte finale di Indifferenti con Mark J e Libero, che ci suonano un pezzo bonus. Non qual... è bonus, è bonus e basta. È bonus e basta. Come si intitola? Questo pezzo si chiama Perché non pensa. Tutta la gente che non pensa. Mentre Nino vi mette a fuoco, parlaci un po' di come è nato questo pezzo. Questo pezzo è un pezzo che è nato dalla rabbia, guardando la gente che è indifferente, che non si sa relazionare bene e rompe il cazzo. Ascoltiamo. Annazza me sulla velena, annazza me chi se dai e bene pensata, chi guarda e non salva, chi deno che se rindagava. Annazza me chi se via da randella tutte le giorna, con tutto quanto, e via ragiona, e via ragiona, e non lo fai, e non lo fai mai. Via ragiona, e via ragiona, e non lo fai mai. Che non pensa, che non pensa, e annazza te non si sta in specchia. Che non pensa, che non pensa, e annazza te non si sta in specchia. Perché non pensa, perché non pensa, e annazza te non si sta in specchia. Perché non pensa, perché non pensa. Annazza me sulla velena, annazza me chi se l'hai e bene spazzata, chi guarda e non salva, chi deno che se rindagata. Annazza me chi se via da randella tutte le giorna, con tutta quanta, e via ragiona, e via ragiona, e non lo fai, e non lo fai mai. E via ragiona, e via ragiona, e non lo fai mai. Che non pensa, che non pensa, che annazza te non si sta in un specchio. Che non pensa, che non pensa, che annazza te non si sta in un specchio. Perché non pensa, perché non pensa, che annazza te non si sta in un specchio. Che non pensa, che non pensa, che non pensa, che non pensa, che annazza te non si sta in un specchio. Che pensa,
Grazie. Grazie, grazie. Abbiamo concluso benissimo, direi. Sì, una cattiva. Più cattiva. Cattiva, sì, sì. Prima di concludere, abbiamo la solita domanda che in realtà è ideato Nino, però io me la rubo spesso e volentieri. Pensavo, mica volevi spaccare la chitarra, no? No. Tre buoni motivi per ascoltare Paradossale. È un disco molto simpatico. Nel senso, ci trovi di tutto, ci trovi tutti i generi che vuoi, che... Vabbè, dopo un po' si sclera, quindi è tutto simpatico. Okay. No, in realtà è un disco che io ho scritto proprio perché Paradossale, cioè deve, è proprio il in generale, cioè la cosa che prende di più proprio nella mia vita, paradossi, cioè ce ne sono talmente troppi, quindi Paradossale il nome è giusto. Poi tutti i testi nella loro semplicità hanno, cioè veramente sono paradossali, quindi ci sta, questa diciamo è la mia risposta. Ricordiamo, dove è possibile ascoltare ed acquistare Paradossale? Paradossale è un disco, questo Paradossale, perché diciamo che noi stiamo cercando di farne uscire un altro, magari anche con un accompagnamento, perché questo è chitarra e voce, semplice. E questo è possibile acquistarlo mandando un messaggio privato a Matt J su pagina Facebook, oppure diciamo appunto direttamente da me, costa solo 5 euro, e Paradossale Unplugged, sì. E lo potete ascoltare, lo potete anche ascoltare in realtà su YouTube, quindi gratuitamente, però se lo comprate è meglio. prossime date ci trovate domani sera al centro storico a suonare per strada dalle 7 di sera fino a mezzanotte. Quindi per sapere tutte le altre date basta per che sapere seguite tutte le Matt date J basta Facebook. Cercare Matt J su Facebook e mettere mi piace alla pagina. Ci fate stare bene. Noi ringraziamo Matteo e Libero per essere stati qui e per averci fatto compagnia con la loro musica. Ringraziamo anche il signor Davide Andreozzi perché ce li ha portati lui. Infatti ringraziamo Davide. Ringraziamo Davide per i Giornia Concerti. Salutiamolo, rimettiti presto, anche lui è malato come il nostro Marco. Noi ci rivediamo non giovedì prossimo, bensì l'altra settimana ancora, perché facciamo doppia puntata, quindi saremo martedì, settimana d'inferno per me, saremo martedì 19 con Vitrone e giovedì 21, sperando non succedano imprevisti, con Tommaso Primo, sempre alle 20, sempre con me, Francesca, con Nino e forse anche con Marco, chi lo sa. Ci vediamo. Ciao, buona serata. Buona serata. Questa musica vi lascia indifferenti, se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona a Baiano, Dark Life Man, questo è il jingle, sentiamo.